niente, una vittoria sofferta contro un avversario di spessore che ha sfiorato anche il gol con due traverse. Poi alla fine Rugazze ha trovato il jolly che proietta il bocale sempre più vicino ai playoff o comunque verso una salvezza molto tranquilla. Sì, come dici tu, bene come dici tu, il nostro obiettivo rimane sempre quello. Fermo restando che oggi questi 3 punti sono oro colato secondo me perché non abbiamo fatto una bellissima prestazione, almeno il primo tempo siamo stati abbastanza sottotono. Loro hanno avuto il pallino del gioco, almeno per un'ora ci hanno tenuto un pochettino così. Hanno avuto 3 bellissime palle gol, una parata stupenda di Caputo e 2 traverse che ancora gridano vendetta. Però detto questo, gli ultimi 30 minuti con la sostituzione che ha fatto il mister, secondo me azzeccatissima, di Manganaro per Barbuio, abbiamo gestito meglio il centrocampo e abbiamo creato veramente tante occasioni, quindi alla fine l'1-0 per quello che abbiamo visto nel secondo tempo ci sta un po' stretto, però nel complesso della partita il pareggio credo che era la cosa più giusta, il risultato più giusto. Comunque è stato vinto quello che in teoria è considerabile uno scontro diretto, per quella che era la classifica almeno. Sì, questi 2 punti in più rispetto al girone d'andata secondo me faranno la differenza. E fanno la differenza già su una diretta concorrente nostra, sia per la salvezza o per il playoff, visto che è molto corto la classifica per quello che riguarda appunto dalla salvezza, dal playoff ai playout è molto corta. Quindi per noi sono 3 punti veramente di oro colato. Niente, aspettiamo i risultati delle prossime partite nella speranza che questo mercato di riparazione, insomma, cominci ad avere i suoi frutti, perché ad oggi purtroppo di quei ragazzi che noi abbiamo preso o vengono utilizzati poco o non ci stanno dando le soddisfazioni. Ma c'è tempo, quindi avremo modo di vedere anche loro fare bene. Domenica si andrà a Soriano. Già una volta quest'anno il Bocale ha vinto a Soriano. Magari si potrebbe tentare il bis e vincere finalmente una partita in trasferta. Credo sarà veramente molto dura a Soriano. Sarà dura sia come ambiente che come squadra, perché sono un'ottima squadra, niente da dire. Quindi se viene un buon risultato, ben venga. Stiamo facendo una buona media, perché vincere in casa e pareggiare fuori, tranne le due partite giocate malissimo e una pareggiata qua con la Bolognese persa a Rossano. Diciamo che quelle sono le uniche 2 partite che io cancellerei proprio del nostro percorso. Però ci stiamo riprendendo bene, i risultati stanno arrivando perché a Sersale anche lì abbiamo giocato benissimo e meritavamo qualcosina in più. Ripeto, per la nostra ambizione, la nostra classifica va bene così. Presidente, uscite sconfitti quest'oggi da una partita comunque molto equilibrata, dove forse il pareggio non sarebbe stato così sbagliato, siete stati anche sfortunati con le due traverse colpite. Alla fine certe partite però le decidono gli episodi e ha prevalso il Bocale. Certe partite si decidono segnando, noi non l'abbiamo fatto. Le 2 traverse sono significative, noi penso abbiamo fatto una buona partita dopo una partenza forte del Bocale, noi credo di poter dire che ci siamo presi in mano la partita nel primo tempo. Il secondo tempo l'abbiamo affrontata probabilmente con meno cattiveria, o probabilmente il Bocale che l'ha affrontata con più cattiveria. Alla fine abbiamo preso un gol in contropiede che proprio non ci stava. Non ci stava, però è così. Si interrompe anche quella che era una striscia positiva, venivate da 6 risultati utili di fila che vi avevano portati a ridosso della zona playoff, adesso dovrete recuperare nuovamente qualche punticino perso appunto quest'oggi. Noi volevamo uscire almeno con un pareggio da Bocale, proprio per affrontare la settimana di allenamento il più serenamente possibile. La prossima abbiamo l'Olympique Rossanese in casa, che è un derby, e quindi speravamo, ripeto, di essere un po' più leggeri nella preparazione della partita. Però ci sta, ci mancherebbe altro, voglio dire, abbiamo affrontato una squadra che in campo, che nel proprio campo sappiamo cosa fa, eravamo consapevoli di tutto questo, non ci siamo riusciti, peccato, ci dispiace moltissimo. Ci
Ci dispiace moltissimo, sono un viaggio molto lungo con una delusione, insomma, che appesantirà ancora di più il viaggio. C'è anche da dire, Presidente, che a questa partita comunque il Trebisacce si è presentato orfano di Naieri e con tanti acciaccati, pensa bene, non era al top, Armentano non era al top, Galantucci non era al top e si è visto anche lui. Sì, non eravamo al meglio, in genere non bisogna cercare alibi. Ci sta mancando moltissimo Naglieri perché è un giocatore decisivo, fermo restando che quello che hai detto tu, insomma, non sono al meglio, non siamo al meglio, non siamo al meglio, non abbiamo una rosa molto ampia, quindi paghiamo tutto questo, abbiamo una panchina molto corta negli elementi che possono entrare, insomma, eravamo pieni di under anche allievi. È così, insomma, ci siamo rimasti molto male, eravamo, ripeto, consapevoli della forza del vocale, consapevoli che probabilmente non ci presentavamo al meglio, ma per come è andata, però insomma, ci siamo rimasti molto male, le due traverse, le altre occasioni, poi il calcio è questo. Mister, comincia con una vittoria il nuovo anno in casa per il vocale. Due punti in più rispetto alla classifica dell'andata, già. Certo, avere la meglio del Trebisacce non è stato semplice, è servito il guizzo di Rugazze, loro sono andati molto vicini anche al gol con le due traverse. Come giudica la prestazione della sua squadra? Guarda, noi avevamo preparato un certo tipo di partita, avevo scelto di far giocare la linea difensiva tutti i ragazzini, per poter sfruttare il potenziale offensivo che avevamo in avanti con i tre over a centrocampo e i tre over in avanti. Il primo tempo abbiamo giocato contro vento, non accorciavamo mai, loro erano sempre in vantaggio sulle prime e sulle seconde palle, ci hanno creato due azioni grossissime da gol, lì una volta è stato bravo Caputo, l'altra volta siamo stati fortunati alla traversa. Nel frattempo non abbiamo giocato se non recriminare una grandissima recriminazione, grande canto una casa, dell'ennesimo rigore negatoci, quello su Bubba, il primo, non il secondo non c'era. Bisogna essere onesti, un rigore sacrosanto, lui davanti al portiere viene caricato da dietro, lì che simulazione deve fare, che c'è solo il portiere davanti. Quindi siamo sfortunati con quest'arbitro, purtroppo è la seconda volta, ci è capitata già l'andata con, mi pare, col Sessale e col Cutro, quindi ci è andata male. Poi contesto assolutissimamente l'espulsione mia, la prima del campionato, peraltro so perché avevo detto non fare due pesi e due misure, perché lì a centrocampo avevo interrotto il gioco perché un giocatore del Trebisacce aveva trattenuto da Dergo un mio giocatore, il regolamento parla chiaro, l'ha trattenuto da dietro e ammonizione, lui non l'ha ammonito, ha voluto fare un pochettino, battere il mio record, no? Però ha fatto bene, gli auguro tanta fortuna, come penso io, no? Però il problema è il secondo tempo, la partita è cambiata perché già giocavamo in vantaggio di vento, abbiamo sistemato un pochettino a centrocampo che eravamo troppo sbilanciati perché Leo aveva lasciato per generosità un pochettino la posizione di centrocampo andando ad attaccare sulle linee gli attaccanti e lì ci serviva uno che giocasse palla come Sasan Manganaro, che tra l'altro ha fatto benissimo, ma ci serviva anche uno che riuscisse a mettere dei palloni per bene dentro, perché ho spostato Leo. Secondo me Mattias Barbuio non ha demeritato, però lì ci sta che devo inserire un attaccante diverso e la squadra per 20 minuti ha giocato bene, abbiamo avuto anche la possibilità di raddoppiare e questo è il nostro limite pauroso. La cosa che mi preoccupa di più, non riusciamo a sfruttare i contropiedi 3-4-4, 2-3, oggi l'abbiamo fatto 2-3 volte al secondo tempo, sbagliamo sempre, facciamo sempre la giocata che non dobbiamo fare e quindi in questo dobbiamo crescere. In tutto questo mettici che per vincere le partite c'è anche l'avversario e per me l'avversario di oggi è stato quello piuttosto più forte che noi abbiamo incontrato qua, è stata l'unica squadra che ci ha messo in difficoltà per larghi tratti della partita, siamo stati bravi noi a vincerla quando forse nessuno ci credeva più. Però sono tre punti d'oro, tre punti che fanno morale, tre punti che fanno classifica e che ci avvicinano sempre più a quello che è la nostra meta. Ecco, un'annotazione tattica, proprio come diceva lei, ha schierato tre under in difesa. Conoscendo la forza d'attacco dell'avversario è sembrata in un certo senso anche una mossa azzardata che però probabilmente per gli under che lei ha a disposizione è una mossa che si può fare tranquillamente. Sì, tu hai già entrato il discorso, più di uno all'inizio mi guardava e dice questo è uscito pazzo oggi. Quello è il coraggio dell'incoscienza,
Ce la siamo giocata così, ma non mi sembra che i ragazzini hanno fatto male. Vojic ha fatto benissimo, Mercurio ha fatto bene, però è una partita in casa, io pensavo di giocarmela in quel modo. Purtroppo ce la siamo giocati non bene il primo tempo e poi siamo riusciti a fare bene il secondo tempo, però consentitemi, io non voglio essere né superbo né avere poca umiltà. Il calcio è anche questo, bisogna, ed è importante vincere anche queste partite quando forse non li meriti, perché sicuramente oggi forse il Trebisà ci ha lasciato qualche punto qua. Se loro avessero portato un punto in un certo momento della partita, avessero segnato, non c'era niente da recriminare. Noi l'abbiamo vinta, bravi noi, abbiamo saputo soffrire alla fine, e riprendiamo confidenza con la vittoria che mancava da tre partite, per cui va bene così, dai.